Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di politica con il neo sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che ha presentato la sua squadra di governo composta anche da due assessori esterni. Paolo De Cesare è stato confermato vice sindaco, così come da accordi presi alla vigilia del voto, quando c'è stato l'apparentamento fra le due coalizioni. In giunta anche il Movimento 5 Stelle. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Fumata bianca a Chieti, il capoluogo teatino ha un nuovo governo. Presentati gli assessori del sindaco Ferrara questa mattina allo scalo. Una squadra soprattutto estremamente volonterosa e entusiasta di iniziare subito a lavorare. L'entusiasmo e anche la gioventù di alcuni elementi della giunta fanno sinceramente ben sperare in un lavoro fattivo, ma soprattutto io ho necessità, e lo faccio per deformazione anche professionale, che le cose comincino a quadrare da subito. Martedì saranno ufficializzate le deleghe e già giovedì prossimo dovrebbe riunirsi al Teatro Marrucino il primo consiglio comunale. Stefano Rispoli e Chiara Zappalorto del Partito Democratico saranno rispettivamente assessore ai lavori pubblici e assessore all'ambiente e alla cooperazione internazionale. La lista Chieti per Chieti sarà rappresentata in giunta da Anna Teresa Giammarino, che si occuperà di istruzione pubblica. La sinistra con Diego ha avanzato il nome di Mara Maretti, docente di sociologia alla D'Annunzio, come assessore esterno. In giunta anche Enrico Raimondi, che si occuperà di affari legali e personale. E mentre Ferrara dovrebbe tenere per sé alcune deleghe, come quella all'urbanistica, spazio anche ai 5 Stelle, Giancarlo Cascini sarà assessore alla sanità. Paolo De Cesare invece sarà vice sindaco, ma anche assessore alla cultura, alle attività produttive e al turismo, mentre Manuel Pantalone avrà la delega al commercio. Io sarò vice sindaco con anche funzioni di assessore, avrò diverse deleghe, sono contento per il lavoro che abbiamo svolto, ma la vera sfida inizia oggi nell'andare a amministrare questa città, che ha bisogno di urgenti risposte a favore dei cittadini. De Cesare ha poi convinto la commercialista Tiziana Della Penna ad accettare la carica di assessore esterno con delega al bilancio. Non entro nel tecnico e nel merito, perché devo ancora conoscere tutto. È stato un incarico veramente all'improvviso, non mi aspettavo, e quindi non conosco assolutamente ancora nulla. Quella al bilancio è una delle deleghe più delicate a Chieti, soprattutto per quanto riguarda il prestito di 14 milioni e mezzo di euro chiesto a Cassa Depositi e Prestiti come ultimo atto dell'era di Primio. Dalla verifica delle finanze è emerso che c'è un ammanco di 6 milioni di euro, insomma. Alla verifica di cassa abbiamo già questo vulnus iniziale, al quale spero non si aggiungano altre criticità. Certamente non iniziamo in un clima, almeno per quanto riguarda il fatto economico, non iniziamo in un clima allegro. E Luigi Febo, il più votato del centrosinistra, sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Adesso ci occupiamo, anzi torniamo ad occuparci, dei vaccini. La ASL di Chieti ha sospeso temporaneamente la somministrazione dei vaccini e le prenotazioni. La denuncia arriva dal capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico ed ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, a seguito di una nota della ASL di Chieti, nel quale si comunicano appunto le problematiche di approvvigionamento dei vaccini. Allora, vediamo tutto nel servizio. Vaccini esauriti. Mentre da ogni lato si consiglia a tutti, non solo ai soggetti più a rischio, di farsi l'iniezione anti-influenzale, l'ASL di Lanciano Vasto Chieti annuncia, a soli due giorni dal Vaccination Day, la sospensione della distribuzione dei vaccini. A causa della notevole richiesta, si legge nel comunicato, le ditte farmaceutiche hanno momentaneamente sospeso le consegne. Si prevede di riprendere tale attività, fanno sapere dall'ASL, nelle prime settimane di novembre. Già nei giorni scorsi, infatti, i farmacisti avevano lanciato
l'allarme. Siamo a corto di dosi, aveva detto il presidente di Federfarma ai nostri microfoni. Così non riusciremo a vaccinare tutti. E adesso la conferma di quanto era temuto. L'ex assessore regionale alla sanità e capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, va all'attacco. È un problema nazionale, certo, ha detto il consigliere, ma l'Abruzzo è ultimo in Italia. Un atto gravissimo che noi avevamo purtroppo denunciato e previsto per tempo, e dappertutto sta accadendo in questa regione. Le segnalazioni di cittadini che non riescono a vaccinarsi, di medici che non hanno le dosi, di farmacisti che non hanno le dosi, nei distretti anche delle nostre strutture sanitarie e di diffusissimo. È una cosa molto molto grave. Noi abbiamo ricordato che a luglio erano arrivati tardi nella programmazione delle dosi da acquistare. Hanno chiesto gli stessi numeri di dosi degli anni precedenti senza Covid. È chiaro che quest'anno ci sarebbe stata ovviamente un incremento delle richieste. Siamo stati l'ultima regione per tempo e per richieste di quantità. Una vera e propria vergogna. Marsilio si deve occupare delle cose serie, non di fare delle convenzioni allucinanti e illegali come quelle fatte con il Napoli. Questa è una cosa seria. Si deve occupare delle cose serie quando ci sono 4,1 milioni di euro di donazioni private che non ha utilizzato per il Covid, e intanto tante migliaia di persone aspettano il vaccino per l'influenza. Cambiamo argomento. Questa mattina sotto la sede della provincia di Pescara c'è stato un sit-in di protesta capitanato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari e da alcuni residenti di Colle Corvino che denunciano la pericolosità della strada provinciale alle porte del paese, chiedendo che si intervenga al più presto. Sentiamo. Una strada pericolosa, la denuncia arriva da alcuni residenti, cittadini di Colle Corvino, che oggi sono qui a manifestare nei pressi della provincia di Pescara. Consigliere Pettinari, è stata firmata anche una petizione. Sì, parliamo della strada provinciale Viale De Pini che conduce a Colle Corvino dal civico 10 al civico 120, una strada pericolosissima dove le macchine sfrecciano ad oltre 120-130 km all'ora. Potete immaginare il rischio per l'incolumità pubblica di questi residenti. Non c'è un marciapiede, bambini, adulti, perché un centro urbano, sono costretti a camminare sul ciglio della strada con il rischio di essere veramente investiti. Ci sono stati tanti incidenti, di troppi incidenti. Noi cittadini hanno presentato una petizione con oltre 259 firme presentate al sindaco, al presidente della provincia, che è la stessa persona. Un mese e mezzo, a luglio, siamo stati qui ad incontrare il presidente della provincia e abbiamo posto delle richieste e delle proposte: l'installazione di una telecamera per verificare la velocità, l'installazione di cartellonistica e colonnine lampeggianti per fare da deterrente, tutto ciò che si può fare per evitare e limitare la velocità, e soprattutto l'installazione di un marciapiede. Lì non c'è un marciapiede. Era stato preso un impegno, purtroppo ad oggi non abbiamo visto nulla e quindi siamo stati costretti a scendere in strada, in piazza, a manifestare con questi cittadini. Lei è una residente di Colle Corvino, abita proprio nei pressi di questa strada. Insomma, voi avete firmato questa petizione perché siete preoccupati proprio per l'incolumità anche dei cittadini. Sì, io non è da adesso che sto facendo questa, tra virgolette, battaglia. Sto insistendo un po' di più da 4 anni a questa parte perché ho rischiato che mio figlio finisse investito lungo quella strada mentre aspettava il pulmino che lo portava a scuola, e sinceramente non mi sta bene. Credo che a nessun genitore sta bene questa cosa. È un centro abitato, è la linea continua, senza marciapiedi, non c'è nulla dove ti puoi accostare. I ragazzi o le persone sono costrette a prendere il pullman davanti, proprio sul ciglio della strada, perché non c'è neanche una rientranza. Io ringrazio il sindaco, che nonché il presidente della provincia, che ci ha accolto il 20 luglio, dove abbiamo fatto queste richieste, lo ringrazio tantissimo, però dal 20 luglio ad oggi non è stato fatto nulla. Penso che si rischia tanto. Ci spostiamo all'Aquila adesso, dove c'è preoccupazione per i numerosi contagi del capoluogo e della provincia. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, parla di rischio calcolato e invita i cittadini a rispettare le misure anti-Covid. Sentiamolo. Io invito gli aquilani alla calma, perché tutto il sistema sanitario sta lavorando incessantemente e
esagerare con le richieste, con le informazioni, con i contatti con l'ASL non fa che rischiare di far collassare un sistema che è già molto provato. Dal punto di vista, diciamo, dell'ospedalizzazione del virus, ad oggi c'è un solo aquilano in terapia intensiva, aquilano intendo del territorio del circondario aquilano, mentre complessivamente sono 4, gli altri 3 vengono dalla Marsica o dalla zona Sulmona Alto Sangro. Nel G8 si è insediato il reparto di pneumologia con 24 posti letto, che quindi consente di gestire la fase subintensiva e la fase intensiva, insieme anche eventualmente di modulare i posti letto di terapia intensiva qualora ci dovessero essere delle emergenze particolari. Certo è che la risalita del contagio per certi versi è preoccupante, però per altri versi era prevista, è il cosiddetto rischio calcolato, cioè la necessità comunque di far ripartire l'economia, di riaprire le scuole, di riprendere con la vita normale, e questo naturalmente comporta un livello di contatto più elevato e quindi la crescita del contagio. Se a questo si sommano comportamenti che non sono stati assolutamente consoni e non sono assolutamente tollerabili, perché poi mettono a rischio un numero di persone molto più elevate, ecco che abbiamo questo dato. Il mio richiamo naturalmente alla responsabilità, al rispetto delle regole, il distanziamento personale, l'igiene frequente delle mani e attenersi scrupolosamente alle indicazioni che derivano dall'ASL, perché se si è positivi si sta a casa, tampone asintomatici naturalmente, se si è contatto stretto di positivo si sta a casa in isolamento, l'ASL entro 10 giorni farà fare il tampone e, novità di questi giorni, con un solo tampone negativo si torna nuovamente liberi. Fra l'altro ci sono anche delle novità che riguardano i positivi asintomatici che sono da più di 21 giorni positivi, dopo 10 giorni di seguito che non hanno sintomi diventano non contagiosi e quindi anche loro sono liberi. Nel frattempo stiamo lavorando per trovare una struttura dove mettere i pazienti guariti ma non negativizzati o i positivi asintomatici che non possono stare nel proprio domicilio in una soluzione alloggiativa alternativa. Abbiamo ribadito la disponibilità della piastra del progetto Case di Roio, dove già abbiamo alloggiato sanitari impegnati nell'emergenza nella fase più acuta di marzo, aprile, maggio. Torniamo a Pescara adesso. Il centrosinistra denuncia il mancato coinvolgimento nelle scelte dell'amministrazione Masci rispetto a quanto si sta facendo per le periferie. Secondo i democratici e il centrosinistra non basta solo abbattere, ma bisogna programmare anche gli interventi. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Blasioli, si parla tanto di riqualificazione dei quartieri periferici di Pescara, non solo del quartiere di Rancitelli, ci sono dei fondi CIPE disponibili, però voi denunciate un mancato coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, mancato coinvolgimento dei cittadini e anche delle forze politiche di opposizione. Intanto diciamo che sono arrivati 15.200.000 euro per l'abbattimento dei 3 famosi palazzi di Via Lago di Borgia, quelli sfollati nel 2017. Le avevamo chiesto noi come comune di centrosinistra, ci ha lavorato la regione di centrosinistra, oggi sono arrivati, c'è il decreto e siamo molto felici per questo. Noi chiediamo invece di essere coinvolti non solo come gruppi consigliari al comune, ma anche come cittadinanza tutta nelle scelte urbanistiche, perché non sono solo scelte urbanistiche che necessiterebbero naturalmente del passaggio in consiglio comunale, ma sono scelte che riguardano i carichi antropici, la qualità della vita delle persone, anche aspetti sociali, oltre che naturalmente il diritto alla casa per le famiglie meno abbienti. È quello che invece non c'è stato. Con una delibera del 14 di ottobre, l'ATR di Pescara, sentendo il sindaco Masci e il presidente del consiglio Sospiri, decide all'insaputa di tutti, quello che bisogna fare con questi soldi. Abbattere le 3 palazzine di Via Lago di Borgiano, su cui noi invece diciamo di fare velocemente perché sono pericolanti dal 2017, e di non ricostruire lì perché c'è un carico antropico pesante, ma vogliamo decidere con loro dove andare a realizzare le nuove palazzine. Non può essere, come hanno già deciso, che le nuove palazzine vanno realizzate sempre all'interno di insediamenti popolari, come qui alle Gescal, proprio di fronte alla scuola, in un altro spazio verde, dove dovrà nascere ancora vicino un altro supermercato che è pure molto contestato, o ancora, per esempio, in maniera molto grave,
tra via Tavo e via Trigno, cioè a pochi passi dal ferro di cavallo. Insomma, sono delle scelte che noi vorremmo condividere, soprattutto perché questo decreto prevede il consumo di suolo zero. E adesso andiamo a vedere il film Troppa Famiglia, diretto dal regista abruzzese Pierluigi Di Lallo e prodotto dalla Gatto Film. Le riprese si terranno nel paese di Rapino, in provincia di Chieti, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e il progetto complessivo della Film Commission regionale. Sentiamo. Mi ha appassionato la storia, mi ha appassionato e mi ha fatto innamorare di questa regione fantastica, dove mi sono reso conto che è praticamente ideale per girare film, perché a mezz'ora stai al mare, a mezz'ora stai in montagna, quindi un territorio meraviglioso a 2 ore da Roma, e questa è una storia che sarà un po' anche apripista di un progetto che faremo per i prossimi anni, un progetto industriale che porteremo film nazionali e internazionali qui sulla regione proprio per valorizzare il territorio. Sarà Rapino, piccolo centro in provincia di Chieti, il set cinematografico per la realizzazione del film Troppa Famiglia, diretto dalla regista Pierluigi Di Lallo e prodotto dalla Gatto Film. Una grande occasione per propagandare le bellezze della nostra regione nell'ambito di un progetto inserito nell'Abruzzo Film Commission. Stiamo soprattutto iniziando un percorso importante che si concretizzerà con la prossima programmazione, dove abbiamo messo risorse importanti sulla Film Commission, perché riteniamo che tramite questo strumento l'Abruzzo possa esaltare le sue bellezze. D'altronde i risultati di questi 20 mesi di attività di promozione credo che si stanno vedendo. Un film diventa uno strumento di comunicazione per arrivare al cuore dei cittadini, non solo per valorizzare l'aspetto del nostro territorio, ma nasce soprattutto con l'idea di diffondere nell'opinione pubblica le buone pratiche ambientali, quindi l'importanza del tema attuale che sono i cambiamenti climatici, quindi nasce proprio da questa esigenza. Siamo arrivati allo sport, apriamo col calcio di Serie B, siamo alla vigilia della gara di questo pomeriggio fra Pescara ed Empoli. Dopo la sosta dunque di campionato torna il campionato di Serie D, che vedrà il Pescara, come detto, impegnato alle 16 in casa contro l'Empoli. Biancazzurri col problema dell'attacco, visto che né Seter né Asensio figurano nella lista dei convocati di Massimo Oddo per la gara odierna. Il tecnico dovrebbe affidare a Miloš Bočić le chiavi del reparto avanzato, con Maestro e Galano alle sue spalle nel 4-3-2-1, che potrebbe vedere l'esordio di Bocchetti in difesa dal primo minuto, insieme a Drudi, che ha appena rinnovato il contratto con il Delfino. Masciangelo e Balzano sulle corsie laterali, con Valdifiori come costruttore di gioco e Omeonga e Memushai interni. Sul fronte toscano Federico Dionisi avrà come terminale offensivo la Mantia, con uno degli ex della gara, Mancuso. Nel cerchio di centrocampo AS potrebbe rilevare Ricci, di ritorno nei giorni scorsi proprio dall'esperienza con la nazionale under italiana. Parisi insidia Terzic per il ruolo di terzino sinistro, ma si dovrebbe andare avanti in continuità rispetto alle prime due gare. Per le altre posizioni non dovrebbero esserci novità sostanziali. Prima panchina per Cambiaso e Matos, indisponibili Zurkowski e Casale. Fischio d'inizio, come detto, fissato alle ore 16, alle 15:30, chiaramente spazio a Diretta Stadio per seguire il pre-gara e il match dell'Adriatico Cornacchia, fondamentale per i biancazzurri dopo lo stop di 14 giorni fa a Reggio Calabria. Adesso la Serie C, domani pomeriggio gara interna per il Teramo, che dopo due trasferte consecutive ritrova lo stadio amico per la partita contro la Casertana. Recuperato Piacentini in difesa, Paci ha il dubbio Bombaggi, problema alla schiena per il numero 10, che potrebbe essere sostituito da Mungo in caso di forfè. Indisponibili certi Gerbi, Minelli e Soprano, mentre Diakité sconterà il turno di squalifica dopo l'espulsione nella scorsa giornata. L'allenatore biancorosso in conferenza stampa si dice soddisfatto dell'approccio dei suoi nella settimana di lavoro, e lo ascoltiamo. È stata una buona settimana. Avevo un po' paura onestamente dell'approccio, perché dopo una vittoria importante come a Monopoli pensavo di non vedere la squadra così applicata, e invece ho avuto risposte importanti. Significa che
stiamo iniziando a capire che la nostra motivazione non è data dai risultati, da una vittoria o una sconfitta, ma dal processo di crescita, dal miglioramento. E è quello che ci motiva a venire al campo con la voglia di migliorare. I ragazzi stanno capendo questo, perché questa settimana si sono allenati molto bene. Insomma, questa è la base per avere la mentalità giusta. Abbiamo Bombaggi in dubbio perché ha avuto un risentimento alla schiena, ha avuto un po' di dolore alla schiena. Oggi, come al solito, i fisioterapisti dopo l'allenamento lo valutano per capire se può essere della partita o meno. L'approccio che ha avuto la squadra questa settimana è stato un approccio molto positivo. Quella è la chiave. Io spero che riusciremo a portare avanti queste settimane di allenamento così importanti, perché è l'unico momento in cui noi abbiamo il controllo. Non possiamo oggi sapere se vinciamo una partita o due, che succederà. Sicuramente, se noi manteniamo questa attenzione durante gli allenamenti, noi le partite sicuramente ce le giocheremo e poi non si sa mai quello che succede, puoi anche giocare alla grande e perdere, questo è il calcio, ma se la squadra continua ad avere questa mentalità nella preparazione agli allenamenti, nella preparazione alle vittorie, allora sì che avremo un processo di crescita importante. Io credo che ci saranno momenti difficili, saranno inevitabili, mi aspetto equilibrio, rimanendo nella nostra filosofia, che la nostra motivazione non deve essere una sconfitta o una vittoria, non è quello che ci motiva, ma venire qua al campo per migliorare e cercare di essere la migliore squadra che possiamo essere. Quella è la nostra più grande motivazione, e se la tua filosofia è quella, io non, i momenti difficili come risultati, forse come prestazioni, ma sulla prestazione si lavora, la difficoltà saranno i risultati, perché non saranno mai il nostro controllo, perderemo delle partite perché tutti perdono le partite, bisognerà avere equilibrio e continuare a lavorare sul campo seguendo la nostra filosofia. Noi vogliamo migliorare per arrivare a essere la miglior squadra che possiamo essere. La Casertana gioca 4-3-3, rispetto al Monopoli è una squadra che ha più equilibrio, perché quando attacca le due mezze ali generalmente si muovono poco rispetto al Monopoli, e quindi sicuramente avremo meno spazi, sicuramente sarà una partita un po' più complicata da sbloccare. Per quanto riguarda il loro punto debole, potrebbe essere il fatto che, lavorando con una punta, la nostra costruzione del gioco potrebbe essere una buona costruzione domani, perché con i due difensori centrali, se saremmo bravi, riusciremo a mettere in mezzo il loro attaccante. Quindi è una partita, dentro la tattica c'è la competizione, che è la cosa più importante. La partita più importante per noi è quella di domani. E tutte le energie sono concentrate domani. Sarà Vastese Pineto il piatto forte per la nostra regione nella quarta giornata del girone F di Serie D. Il Notaresco riceve il Fiuggi, mentre il Castelnuovo a porte chiuse incontra il Fanalino di Coda Agnonese. Per il Giulianova, trasferta molto insidiosa a Tolentino. Facciamo il punto con Jacopo Forcella. Un solo derby, quello dello Stadio Aragona, come gara di cartello per la Regione Abruzzo nella quarta giornata del girone F di Serie D. Quello tra Pineto e Vastese è un match importante, specie per i biancorossi, reduci da una buona prova a Fiuggi, ma usciti sconfitti a causa della rete nella ripresa di Melara. Sull'altro fronte il Pineto, senza lo squalificato Ciarcelluti, che però lontano dal Mariani Pavone ha già avuto modo di far vedere la propria pericolosità, e il Castelnuovo ne sa qualcosa. La squadra di Amaulo, dopo la sconfitta all'esordio, sta iniziando a viaggiare a marce alte per agganciare le parti nobilissime della graduatoria. Un derby importante e difficile. La Vastese, secondo me, è un ottimo organico, ha inserito qualche altro giocatore come Diallo e l'altro attaccante Martiniello e Bernardi, quindi ha messo qualche giocatore in organico. Abbiamo smaltito
mi auguro la sconfitta casalinga nel derby con Lautaresco. Sappiamo che dobbiamo lavorare per poter migliorare, quindi siamo all'inizio e dobbiamo crescere come squadra per avere, ecco, un'identità e un equilibrio nelle due fasi, sia quella di non possesso, quella nella gestione della palla. Nella Vastese, settimana che è servita peraltro a fare entrare la punta Martiniello ancora di più negli schemi di Massimo Silva, l'attaccante a Fiuggia ha sfiorato la rete che sarebbe valsa il pareggio e che sarebbe stato utilissimo in ottica classifica, aspettando ancora l'esito del ricorso della gara con Giulianova di due settimane fa. Il Fiuggi invece sarà l'avversario del Notaresco, che ad Agnone ha disputato una gara da squadra matura e che conosce le proprie potenzialità. Gli altomolisani sono in chiara difficoltà e rossoblu di Epifani li hanno regolati con uno 0-3 senza attenuanti, ma la squadra di Incocciati è ben più pericolosa e il Notaresco, specie tra le mura amiche, deve cercare di trovare gli spazi per far male, cosa che due settimane fa contro il Rieti non è riuscita. Il Castelnuovo invece, vera sorpresa di questo inizio di campionato, deve sbloccarsi tra le mura amiche e a porte chiuse. Di fronte si troverà proprio l'Agnonese, fanalino di coda e che in questi giorni ha cambiato anche l'assetto societario. Importanti ingressi in dirigenza, tra cui l'ex centravanti di Roma e Cagliari, più recentemente allenatore dell'Empoli, Roberto Muzzi. La New Energy, società romana, è infatti la nuova proprietaria del club Alto Molisano. Alla guida del sodalizio granata ha nominato Daniele Trotta, 29enne, originario di Capracotta. Trotta subentra ad Antonio Melloni, che resterà nei ranghi della dirigenza insieme al gruppo storico del club Alto Molisano. Dalla parte opposta, Guido Di Fabio avrà a disposizione pienamente Mario Titone, che con ritrovato Sbarbati davanti e Loviso al centro del campo possono rappresentare un'ossatura per aspirare a grandi traguardi. Infine la Giulianova, che dopo essere stato sconfitto di misura dalla Recanatese, deve cercare di riscattarsi a Tolentino. Impegno complicatissimo per gli uomini di Del Grosso, perché i cremisi sono partiti fortissimo, hanno 7 punti in classifica, mentre i giallorossi non potranno contare sul proprio tecnico, espulso Alfadini 6 giorni fa e appiedato per un turno dal giudice sportivo. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il ciclismo e il nostro Giulio Ciccone, che si è ritirato purtroppo dal Giro d'Italia. Lo ha comunicato la Trek Segafredo, team dello scalatore abruzzese, che alle prese con sintomi acuti di bronchite. Nei giorni scorsi aveva manifestato dei sintomi legati alla patologia e questa mattina si è sottoposto agli esami clinici all'ospedale di Conegliano, che purtroppo hanno confermato la diagnosi. Il medico dell'equipe, dottor Magni, ha poi ricordato che Giulio Ciccone ha sofferto di Covid-19 ad inizio settembre. Le sue condizioni fisiche, anche se sufficienti a farlo partire per il Giro d'Italia, non potevano essere ottimali. Le giornate difficili appena trascorse con tanta pioggia e freddo hanno chiaramente influito sul suo stato di salute già precario e dunque hanno sovraccaricato il fisico, che ne ha risentito. Ci fermiamo qui, termina l'edizione delle 14 del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questo pomeriggio alle 15.30 con Diretta Stadio per seguire la partita dell'Adriatico Cornacchia fra Pescara e Empoli, fischio d'inizio alle ore 16. Qui in studio c'è Andrea Costantini con i suoi ospiti e dallo stadio Adriatico Paolo Renzetti. È davvero tutto, grazie ancora e vi auguro una buona giornata.